Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Stiamo girando una bellissima playlist tutta dedicata alle oia. È arrivato il momento di parlarvi della radicazione di una oia attraverso la Ceramis. Andiamo a farlo insieme a Giulia Campus, la nostra esperta. Bene Giulia, allora come si fa questa radicazione in Ceramis? Esatto. Allora, Ceramis è un'argilla tedesca, è anche molto costosa, quindi bisogna utilizzarla con parsimonia. Sono dei piccoli granuli, sono dei mattoncini quasi, vedi, con un'altissima porosità. La forma è diversa, non è, diciamo, una forma regolare. E il mio metodo di radicazione iniziale è, devo dirti, anche il mio preferito. Trovo la Ceramis eccellente per quanto riguarda la radicazione delle oia. Adesso vi illustro appunto come fare una radicazione con la Ceramis. Intanto si prende sempre la nostra talea, ok? Sempre asciutta, mi raccomando, quindi la porzione dove è stato fatto il taglio deve essere sempre bella cicatrizzata. Si posiziona all'interno di un bicchiere forato, i fori devono essere sia basali che laterali, viene fatto sempre con un punteruolo caldo e quindi è facile anche farlo. Perché si utilizzano i bicchieri? Intanto sono comodi e poi si utilizza il bicchiere sempre trasparente, perché si può vedere la radicazione senza dover togliere via la talea. Mai togliere via le talee, non toccate le talee, perché la pianta ne risente, ok? Invece di andare in uno stadio successivo, torna indietro. Se noi andiamo a vedere, a spulciare, a vedere, sappiamo che siamo curiosi, però non si fa, ok? Quindi cosa? Allora, posizioniamo la nostra talea. Ok, riempiamo il nostro bicchiere, cerchiamo di tenerla dritta, riempiamo sino al nodo, quindi se facciamo il taglio cerchiamo di farlo sempre di una lunghezza che sia, che possa stare all'interno di un bicchiere, ecco, ok? Dopo di ciò vediamo che la talea è bella stabile, ok? Prendiamo il nostro secondo bicchiere che non è forato e lo posizioniamo al di sotto, ok? In questo caso dovremmo poi prendere l'acqua, riempire circa un centimetro e mezzo. Già vediamo la diversa colorazione che assume il Ceramis spagnato, e questo è un indice, quindi Ceramis chiaro asciutto, Ceramis più rosso bagnato. Man mano che passa il tempo naturalmente l'acqua risale per capillarità e quindi bagnerà tutto. Aspettiamo, naturalmente per la radicazione ci possono volere anche dei mesi, è sempre meglio farla nei periodi adatti, quindi sicuramente maggio, giugno sono i periodi migliori, luglio e agosto anche, dove comunque siano sia le temperature che la luce ideali. E quando è il caso di dare altra acqua? È il caso di dare altra acqua intanto quando si è asciugato completamente, ok? In questo frattempo si noterà una pattina di umidità all'interno del secondo bicchiere e quindi quel grado di umidità farà in modo anche che la talea continui la sua radicazione. Una volta che tutta l'acqua
l'acqua, tutta l'umidità che viene trattenuta dal bicchiere si è asciugata, non la ceramis, vada bene, l'umidità è la condensa che si è venuta a formare quando è asciugata, allora è tempo di dare altra acqua, sempre quel dito d'acqua che ci permette di... Quindi quello è l'indicatore che ci dice ok, è ora di bagnare. Esatto. Benissimo, l'ultima cosa che ti chiedo, in che zona vanno riposte? Vanno messe in una zona d'ombra, in una zona lontana dai raggi del sole? Esatto, intanto le talee devono essere sempre messe in una posizione d'ombra, ok? Molta luce ma non sole diretto, questo è fondamentale intanto per le scottature ma anche per la pianta stessa, perché ha una radicazione migliore, quindi non si fanno radicazioni all'esterno, anche se siamo in una stagione buona, che può essere la primavera o l'estate, non, generalmente si usa una posizione riparata. Si possono naturalmente anche le temperature sono importanti, perché più alte sono e più veloce è la radicazione. Benissimo, allora ringraziamo Giulia Campus per questa bella e semplice spiegazione che ci ha dato. Vi invitiamo come sempre a mettere un bel pollice all'insù, iscrivervi al canale e soprattutto a lasciare un commento in calcio a questo video. Ciao, alla prossima! Grazie.